Si lamenta questa. Va, falla passare, la sistemo io per le feste. Vieni, vieni. Digli di venire da me, non lamentarsi, poi vedi che torna a casa piangendo. Salve, buongiorno. Buonasera, veramente. Mi dica cosa ne serviva, di cosa aveva bisogno, perché è qui. A quest'ora sono le 7, ma sa che ore sono? Ce l'ha gli orologi a casa? Nel cellulare ce l'ha? C'è l'orologio scritto, legga che ore sono. La sistemo io, sì, ho già sentito la mia collega che si è lamentata, lei con la mia collega, non so per cosa, ma non mi interessa. Ascolti bene, noi ci facciamo un mazzo tanto per sopportare gente come lei, quindi oggi faccia veloce che me ne vado. Cosa vuole? Sì, sono le 7, io dovrei già aver chiuso da mezz'ora perché chiudo alle 6:30 di solito. Mi dica, sì, gentile, ma dopo un po'. Vuole vedere della bigiotteria? Vabbè. Sì, ma velocemente, però è un press. Bionda. Muoviti. Muoviti. Allora, questo. Vediamo se le piace. Col cuoricino blu, bellissimo. Quarzo. Sì. Le piace? No, ovviamente. Non stentavo a crederlo. Questo le piace con le stelline, bellissimo rosso. Non le piace. Va a quel paese. Vediamo quanti qua va a quel paese. Gli mando oggi. Le mando oggi. Questo in caucciù con il quadrifoglio, bellissimo. Che dice, le piace? Non le piace. Quando mai? Questo le piace, bellissimo. Bello, veramente bello questo, con la pallina azzurra, col fiorellino, sottile, delicato, fine. Anche se lei non è una persona fine. Le piace? Non le piace. Quando mai le piace qualcosa? Ma che cosa è venuta a fare qua? Io non so, per darmi fastidio. Vediamo se questo le può aggradare, le può piacere. Questo con i quadretti blu, dorato, un po' argentato, un po' giallo, le pietre gialle. Bellissimo, questo è labradorite, le perle blu sono labradorite. Non le piace, ma va a quel paese veramente, che cavolo. Vuole vedere le collane, ok, niente braccialetti, va bene. Vediamo, vediamo un po'. Beh, questo anche, guardi che bello, l'ultimo bracciale che le faccio vedere oggi. È elastico con le tartarughe, le piace? Bello questo, ha spalancato gli occhi. Le fa schifo. Ma lei è pazza. Lei è pazza, è bellissimo questo con le tartarughe e qualcuno dice che portano fortuna. Blu non le piace. Vabbè, le collane sono tutte rosse. Le piace il colore rosso o neanche quello? Vediamo, staremo a vedere. Io non le credo. Allora, questa collana qui è rossa e ha dell'argento. Le piace questa? È girocollo come quella che ho addosso io oggi. Questa qui le piace? No. Storce la faccia, storce il naso, per carità, fa schifo. Vabbè, è inutile che gliela descrivo perché tanto non le piace niente. Cosa le faccio vedere? Questa. Vediamo questa. Le provo tutte, vediamo un po'. Sì, ma non le svuoto tutto il negozio, perché mi ha rotto già le scatole, è già arrivata. A quel paese. Questa qui lunga le piace, può fare il doppio giro, doppio nodo, può fare il fiocco, può metterla su qualsiasi outfit in tinta unita, c'è anche nera, marrone, fucsia, viola, bianca. Le piace? Non le piace. Le perle sì, ma la lunghezza no. Che palle. Lei è viziata, Figlia mia, lei è viziata. Le faccio vedere questa qui, uguale, magari le piace un altro colore, fucsia. Lunga come l'altra, le piace questa tutta incastrata, non le piace neanche questa. C'è un'altra collana incastrata, questa qui. Madonna che vista, complimenti, una vista da volpino. Sì, si è incastrata un'altra collana, e qual è il problema? Sono due, paghi due, prendi due, paghi uno. Insomma, è un'offerta, è uno sconto. Non va bene, vabbè sì, tanto questa non le piace, fucsia, a parte la collana incastrata su se stessa con un'altra, insomma. Non le piace, due collane, per carità, questa qui fucsia non le piace, troppo lunga, arzicoccolata, tante storie. Carlotta, potevi non farla entrare questa, vabbè.
Questa qui, allora, è una collana lunghissima, lunga, 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 un ciondolo lunghissimo, una catena lunghissima, acciaio questo o argento, c'è sia acciaio che argento, ok? C'è anche dorata, ma non credo che lei metta l'oro, metta l'oro addosso. Ha questo gancetto bellissimo, ok? Molto bello. Moschettone, sì, vabbè, chiamatelo come volete, lo chiami come vuole. E questo ha come disegno l'albero della vita. Dietro è questo, il davanti è questo. Cosa mi dica? Mi dica, mi dica. Sono tutta orecchie. Le piace questa? Guardiamo fuori, si grandina, se nevica blu, veramente non ci posso credere. Domani grandina. Questa con l'albero della vita le piace. Oh, fantastico. Questa però costicchia, è bionda mia, cara mia. Questa costicchia 12 euro. E non facciamo sconti, i saldi sono finiti. Ti la metto in cassa allora. No. Cosa c'è che non va stavolta? Dai, vediamo un po' cosa tira fuori. È troppo lunga. È bella, sì, capito, gliel'ho detto prima che è troppo lunga. Che è lunga, non è troppo lunga, è lei che si lamenta sempre. Viziata da far paura. Senta un po', o così, o così. O così o pomi. Ecco, non esiste. Collana corta non esiste, con quel simbolo, con quel disegno non esiste. Le faccio vedere un'altra collana, vediamo, questa le piace. Per Natale, per Capodanno, ha già pensato cosa fa a Natale, sta per arrivare il Natale. Manca ancora un sacco di mesi, mancano un sacco di mesi. Però il Natale arriva in fretta, non si preoccupi che io non sbaglio mai le mie premonizioni. Questa è fatta così, ok? Una ciondolo così e l'altra tutta intrecciata. Due tre fili tutti intrecciati rossi, bellissima questa, mi piace tantissimo. Come fa a dire che fa pena? È lei che fa pena, non capisce niente di bigiotteria, non capisce niente di gioielli eleganti, belli, lussuosi. Sembrano costosi, ma non sono poi tanto costosi perché la bigiotteria non è che costa poi tanto. Ma guardi che bella, magari con la collana di prima questo braccialetto può fare pandan. Le piace? Troppo largo, figurati. Cosa le chiedo? Le piace a una che non sa neanche come si chiama, non le piace niente. Ha tre fili questo braccialetto, bellissimo. Bellissimo, glielo faccio vedere indossato, giusto così per perdere un po' di tempo. Che tanto non apprezza niente, lei la bellezza non sa cosa sia. Guardi che bello questo, se su di me è largo, ma su di lei, visto che ha il braccio piccolo, le starà sicuramente bene. No, sicuramente no, magari forse le sta. Questo è il braccialetto, bellissimo, sì. Su di me. Stampo largo, però è bello. Una patacca. Per lei è una patacca. Per lei questo è una patacca. Cioè, ma da dove cavolo è uscita? Io vorrei sapere. Guardi l'ultima opzione. Poi me ne vado perché sono stanca. Prima di mandarla veramente a quel paese, in modo volgare. L'ultima collana che le faccio vedere è questa qui, visto che sta arrivando l'estate, ok? Questa qui è carina, le piace per sua figlia, per sua nipote, per sua cugina, per sua sorella, per chi gli pare. Arancione, stretta, aderente, girocollo, le piace. Giargiatule. Ma come si fa? Questo è una pietra importantissima arrivata dall'India. Come fa a criticare tutto quello che le faccio vedere? Io veramente non ho parole. Questa qui, l'ultima. Già prima era l'ultima, ma questa qui è proprio l'ultima, l'ultima. Lei mi porta allo sfinimento, signora, veramente. Non ho mai visto, mai conosciuto una cliente peggio di lei. Peggiore di lei. Questa sicuramente non le andrà bene, perché mancano delle pietre, sembra che mancano delle pietre, però è fatta così. Ha le pietre solo nella parte finale della collana, tutte pietre rosse, piatte, arrivate da Salò. Da Salò. San Marino, sì, sa dov'è? Sa neanche dov'è. Ha questo filo così sottilino, cioè sono due fili uniti insieme, ma sono sottili, vede, vede? Sono sottili, due fili uniti insieme. Questo gancetto. Fanno dei suoni bellissimi queste collane, questi bracciali, come fa lei a dire che fa tutto schifo? È lei che ha il gusto dell'orrido. Veramente lei non sa cosa vuol dire la bellezza delle cose. Cosa le piace a lei? Cioè, bigiotteria non ne vedo addosso. Ah, le cose costose le piacciono. Parbleu. È arrivata la Madonna d'Europa. Guardi, proprio perché lei, questo qui è costoso, le piace? Questo qui è costoso, è regale. È da Mariah Carey, da Madonna, da
regina Elisabetta, insomma, questo qui è proprio un regalo della regina Elisabetta. Eh sì, lei la conosce la regina Elisabetta? Sì, certo la conosce, ma figurati, ma chi ti crede? Ma chi ti crede? Questa qui è regale, comunque le piace il girocollo, c'è anche marrone, nera, blu, verde, gialla, non le piace. Basta, io non le faccio più vedere niente, signor, veramente, basta, licenziatemi, basta, io vivere così non ce la posso fare, con questa gentaglia, veramente, basta, basta, le ho tirato fuori tutto il portagioie, tutto il negozio, le ho mostrato una collana, questa qui le piaceva, ma non le piace perché il filo è troppo lungo, guardi, mamma mia, lungo come la quaresima, per carità, troppo lungo, si può strozzare con questa cosa, per carità, si fa del male se si strozza, eh. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Io ho già i 5 minuti girati, lasciamo perdere. Carlotta, basta, via, 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 via. Vado ad andare via a casa a mani vuote, sta stupida. La pazienza ha un limite con chiunque. Basta, ho stufato. Clienti così non li voglio. Ah, vabbè, potevo farle vedere anche questo. Se n'è andata. Arrivederci a mai più. Roleplay antipatico, commessa di bigiotteria. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ho la collana di Agatha addosso, La metto anche senza fare video, anche le collane di Olga, i rossetti di Olga, di Lalla, eccetera, eccetera. Questa collana lunghissima è bellissima. Ne ho tantissime di collane, non riesco mai a metterle tutte, anche i braccialetti ne ho troppi. Sono stata qui di Bijou Brigitte, questa collana vecchissima me l'hanno regalata a un compleanno. Fa un bel suono, le pietre piatte, rosse piatte, anche se ce ne sono poche, c'è più filo che pietre, però è bellissima. Spero tutti i video roleplay, non solo roleplay, vi piacciono quelli che ho fatto, quelli che farò. Guardateli tutti se riuscite, anche se ne ho troppi di video. Voi qual è il colore che prediligete nei vestiti, negli accessori? Che colore usate più spesso? Commentate. Adesso vi saluto, ma userò queste collane in altri video come ho già sempre fatto, perché più o meno i trigger ASMR sono sempre gli stessi. Grazie Pina anche per